L'ex presidente della regione Lombardia, Formigoni, è stato assolto a Cremona per un presunto giro di tangenti nella sanità. Assolti l'ex direttore generale della sanità, Carlo Lucchina, l'ex direttrice generale dell'ospedale di Cremona, Simona Mariani. I tre erano accusati per la vicenda Vero, l'acceleratore lineare per le terapie oncologiche. Per l'accusa era stato acquistato dalla Hermex Italia nel 2011 per 8 milioni di euro, prezzo giudicato dagli inquirenti superiore a quello di mercato. Era stato lo stesso titolare della Hermex, Giuseppe Lopresti, a raccontare in una delle precedenti udienze di avere versato una tangente di 427 mila euro all'ex consigliere regionale Massimo Gianluca Guarischi, amico di Formigoni, condannato in via definitiva a 5 anni per corruzione. Quella mazzetta, secondo il racconto di Lopresti, sarebbe servita per sbloccare il finanziamento e garantire un trattamento preferenziale all'Hermes. Secondo il pubblico ministero Messina, invece, quel prezzo è effettivamente superiore rispetto ai 6 milioni pagati per il medesimo apparecchio dell'ospedale Sant'Anna. Di come giustificato, l'ospedale pagò un costo di promozione per essere stato il primo ad acquistarlo.